Un saluto a tutti gli amici androidworld.it e benvenuti nella recensione di Ulefone Tiger, smartphone super economico, display ampio, hardware accettabile, insomma poi lo vedremo tutto nel dettaglio della recensione. Iniziamo guardando cosa c'è all'interno della confezione, che nel mio caso è abbastanza, devo dire, maltrattata. A volte i prodotti, quando attraversano tutto il globo per arrivare a noi, poi subiscono anche un po' di violenze indesiderate, non che le violenze desiderate siano mai contemplate. Alimentatore 5V 1,5A, piccolo manuale, cavo USB, micro USB, confezione abbastanza, devo dire, scarna. A volte in questi smartphone asiatici troviamo un paio di cuffie economiche o magari una pellicola, eccetera eccetera, ma quello che ho avuto modo invece di provare separatamente è questa flip cover. Ve la faccio vedere, quindi è una flip cover con bordo semitrasparente e rigido. Qua dentro sembra tessutino, ma in realtà è semplicemente plastica. Dietro c'è effetto finto pelle che poi prosegue, vedete, lateralmente fino alla parte frontale, dove c'è il foro per la cassa auricolare, e c'è invece qua completamente aperto una finestra per il display. Si aggancia molto bene, devo dire, rimane anche abbastanza chiuso, e quando andiamo a svegliare il display abbiamo sia l'orologio sia questo piccolo pannello per controllare la nostra musica. Quando andiamo ad aprirlo, ovviamente, se avete impostato l'impronta digitale come ho fatto io, vi serve comunque l'impronta digitale, quindi io ora vado a toccare e lo smartphone ovviamente si sblocca. Lo levo da questa cover per comodità della recensione, ecco qua, e andiamo a guardare lo smartphone come è realizzato. Parliamo di dimensioni: 155,8, 77,8, 9,4 mm di spessore, con una fotocamera posteriore, lo vedete, che è appena sporgente, devo dire, però non si nota moltissimo. Un peso abbastanza invece importante di 186 grammi. Questa parte qua centrale della back cover è in metallo, un metallo spazzolato, con banda plastica sopra e sotto. Piccolo speaker qui con delle parti in plastica leggermente, se vogliamo dire, sopraelevate, per tenere appunto lo smartphone non perfettamente poggiato su di un piano. Qui abbiamo il microfono, tasto di accensione zigrinato, non l'avevo chiuso bene, e bilanciere del volume. Sopra il jack audio a 3,5, la porta micro USB, a me superiormente non fa impazzire, ma a qualcuno piace. Lato sinistro completamente pulito, e come avete intuito dal fatto che non avevo chiuso bene la cover, nonostante la parte centrale metallica, la back cover può essere rimossa. Allora, ci vuole un po' di forza, non è esattamente semplicissimo, lo è ancora meno se avete poco spazio davanti alla telecamera come sto facendo io. E qua la batteria non è removibile, abbiamo uno slot per la micro SIM, uno slot per la micro SD e uno slot per un'altra micro SIM, quindi non nano ma micro. Chiuderlo è decisamente più semplice, basta un po' schiacciarlo per essere sicuri di averlo chiuso bene. Risvegliamo lo smartphone e mettiamolo da una parte, parliamo di hardware. Abbiamo un processore abbastanza modesto, un MediaTek MT6737 quad core da 1.3 GHz con GPU Mali T720, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili con una micro SD, e come avete visto, per fortuna non dovete scegliere fra micro SD e seconda SIM, in formato sempre micro. Connettività LTE fino a 150 Mbps con banda 20 da 800 MHz, c'è il Wi-Fi VGN, c'è il Bluetooth 4.0, non c'è l'NFC, c'è un LED notifica sopra la capsula auricolare che però è veramente invisibile, quindi fate conto che purtroppo il LED notifica non ci sia. Come dicevo, c'è un lettore di impronte digitali, lo abbiamo visto, devo dire è preciso, devo dire non mi ha dato problemi di precisione, non è veloce, vi faccio vedere, 1, 2, 3... e alla fine si sblocca, quindi c'è un secondo e mezzo per arrivare allo sblocco, ma si sblocca direttamente, quindi senza dover premere niente o toccare lo schermo, metto il dito e il display va direttamente a sbloccarsi. Tramite le impostazioni potete anche appunto regolarlo affinché apra automaticamente certe applicazioni in base all'impronta digitale che viene riconosciuta. Questa è una funzione che qualcuno può trovare comoda. Dal punto di vista hardware manca la bussola digitale, manca il giroscopio, come tutti gli smartphone veramente economici, perché questo ve lo anticipo, è veramente economico.
ci sono ovviamente delle rinunce che vanno fatte. Parlando di software, invece abbiamo la versione Android 6.0 Marshmallow, e come vedete impostazioni ridisegnate, sono le solite, devo dire non ci sono grosse novità, però fanno il menu un pochino più corto, forse a qualcuno può piacere, io non lo trovo troppo ordinato, ma sostanzialmente non ci sono vere grosse differenze. Il display è un 5 pollici e mezzo IPS HD 1280x720 pixel, i colori sono buonini, non è una parola che esiste in italiano, ma stavo per dire buoni, ma era un complimento forse un po' troppo grosso, leggermente tendente al giallo, angoli di visione accettabili ma non spettacolari di questi IPS, la luminosità è abbastanza buona, la risposta al touch è sufficiente, non molto di più, non per chi scrive velocissimo, visto che poi a volte le lettere si perdono, si accavallano, insomma un touch tutto sommato accettabile, ma non molto di più. Il display appunto è abbastanza buono, c'è una buona luminosità, la luminosità automatica è quantomeno decente, non ha particolari problemi, non è certo un super display. Per quanto riguarda il software, anzi prima di andare a fare un piccolo excursus del software, andiamo a caricare il sito di Repubblica, ok, ci siamo. Avete visto anche ora che la E di Repubblica l'ho digitata, ma lui poi non l'aveva presa, questo c'è stato un attimo un piccolo scompenso. Premo qui perché questo è il tasto menu, i tasti sono, vedete, stampati, grigi, argentati, non sono retroilluminati. Questo tasto qua giù all'estrema sinistra è il tasto del menu, quello all'estrema destra è il tasto indietro, la pressione prolungata è invece per quanto riguarda il multitasking, non c'è quindi una scorciatoia rapida per Google Now. Riprendo un attimo fiato dal pippone che vi ho appena raccontato, aspettiamo che finisca di caricare la versione desktop del sito di Repubblica, ci siamo quasi, mi ha mandato indietro con lo zoom, aspettiamo ancora un attimo, ci siamo quasi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Come vedete le prestazioni sono buone, non eccelse, c'è un po' di lag, c'è un po' di rallentamenti, la pubblicità sullo sfondo certamente non aiuta, ma se lo usiamo in maniera più naturale, come vedete, è assolutamente più che accettabile. Diciamo che per essere un processore non proprio freschissimo, tutto sommato, le performance non sono male. Torno nelle impostazioni, da dove vi faccio vedere cosa c'è in più rispetto a un Android stock. C'è il Turbo Download che integra 4G e Wi-Fi, abbiamo l'Intelligent Wake, che sostanzialmente sono le gesture a schermo spento, io le tengo disattivate, ma se volete ce ne sono varie fra cui scegliere, sono sostanzialmente queste, in realtà dovrebbe scorrere, forse lo devo riattivare per scorrere, sì, eccole qua. Quindi potete in sostanza anche andare a scegliere quale applicazione si deve aprire con tutte le singole gesture. Abbiamo poi ancora qua sotto l'accensione e lo spegnimento programmato e poi in sostanza finisce qui. Software veramente super super basico, se così vogliamo chiamarlo, anche se basico, anche basico non è la parola giusta in italiano, vuol dire un'altra cosa. Fotocamera principale 8 megapixel interpolata 13, doppio LED flash a doppia tonalità, frontale 5 megapixel interpolata 8, software MediaTek brutto, lento e non precisissimo. Come vengono le foto? Le foto sono non sono sufficienti secondo me, io spesso tendo a dire che se costa tot comunque è accettabile. Qui secondo me invece non ci siamo, non posso fare una foto a queste foglie che non sono venute a fuoco e dietro il cielo è venuto bianco. Poi ho provato l'HDR e il risultato è questo, dove sì, si vede un pezzettino di cielo quassù, ma poi quassù è tutto bianco, insomma le condizioni di luce non erano pessime. Questa è una foto fatta di notte, sì, si riesce a intravedere qui, a parte che non zooma più di così, ok, non ce l'abbiamo fatta a superare questo limite, rumore veramente tanto, insomma una fotocamera di emergenza, ma direi non molto di più. I video sono in HD, c'è un HDR come dicevo, ma è molto lento, quindi può venire la foto mossa, insomma non lo acquisterei per le fotocamere. Parliamo invece di audio, lo speaker come vi ho detto è sul retro. Ok, quindi devo dire volume
abbastanza alto, qualità abbastanza nella media, non uno smartphone perfetto da questo punto di vista, ma non è neanche uno di quelli che magari ha lo speaker super distorto, a volte succede con gli smartphone asiatici economici. Andiamo ad aprire Model Combat 5. Vi ricordo la GPU, anche questa è una modesta Mali T720, niente di eccezionale, sono 2 GB di RAM. Se ci seguite sapete che con questa configurazione comunque un gioco come Modern Combat rimane giocabile, benché ha prestazioni non eccezionali, e oltretutto abbiamo anche uno schermo HD e nei giochi un pochino si vedono un po' i pixel, insomma è accettabile, soprattutto per quello che spenderete per lo smartphone, non molto di più. Avete visto il frame rate non eccezionale, riusciamo a muoverci velocemente, proviamo a far esplodere la porta, un attimo di calo di frame rate quando la porta è esplosa, questo non è schiantato, quello dietro non ha preso neanche un colpo, ok. Come avete visto, come vi confermo, essere accettabile, non molto di più. Usciamo anche un attimo dall'inquadratura così posso digitare in tutta privacy il 190, viva voce, speaker dietro. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni o assistenza su un numero privato, digita 1. Se invece hai bisogno di... Come avete sentito, la qualità del via voce secondo me è anche superiore a quella invece dei contenuti multimodiali. Ma arriviamo alla batteria. La batteria non è removibile, nonostante la backcover sia removibile. 4200 mAh di batteria. Devo dire veramente veramente notevole, con un utilizzo medio tendente anche all'intenso, forse proprio intenso no, ma insomma medio, 2 giorni li fate, con un utilizzo blando potreste arrivare a 3, con un utilizzo intenso superate sempre il singolo giorno, insomma bene. Concludiamo con il prezzo. Questo smartphone su Gearbest viene 90 euro, quindi devo dire un prezzo veramente veramente ottimo. Sotto i 100 euro al giorno d'oggi quasi solo gli smartphone asiatici come questo riescono a essere competitivi, e questo lo è. Per 90 euro tutto sommato non è un cattivo dispositivo, le fotocamere non sono eccezionali, il display è buono nella sua fascia ma niente di più, la scocca è sì in metallo ma comunque realizzata con questa parte, con questo frame in plastica abbastanza economico, insomma credo di aver detto tutto di questo Ulefone Tiger, che per 90 euro comunque si fa rispettare. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.